Oggi uno dei dibattiti più
curiosi di perché non correggiamo la Fornero. Io voglio correggere la Fornero, ma che me lo chieda chi me l'ha fatta votare, questo mi crea qualche disagio, perché la Fornero l'abbiamo votata in un momento storico di questo paese, molto molto complicato, molto complicato, in cui abbiamo tirato, preso l'Italia per i capelli perché non andasse. Va corretta, ma certo che va corretta. Ci sono delle distorsioni, ma certo che ci sono distorsioni, ma quelle distorsioni le avevamo viste anche quando l'abbiamo provata, mica non le sapevamo quelle cose lì quando l'abbiamo dovuto provare. Allora c'è un percorso di cose da fare, c'è un grande percorso di cose da fare. Questo paese ha bisogno di più riforme, non di meno riforme, ha bisogno di più equità, ha bisogno di battaglie vere per combattere la povertà. Lo stiamo facendo con delle misure che manifestano la loro efficacia fino a un certo punto, perché abbiamo messo 1 miliardo di euro per il contrasto alla povertà e 1 miliardo di euro per il contrasto alla povertà non è sufficiente, lo abbiamo sempre detto. Però abbiamo messo le risorse per combattere la disoccupazione, i numeri sulla disoccupazione, di cui anche in questi qualche volta c'è qualcuno che ha paura a dire che abbiamo fatto 400.000 posti di lavoro a tempo indeterminato. Da quando è stato approvato il Jobs Act, perché evoca il Jobs Act, il Jobs Act non piace a tutti, però i posti di lavoro, non parliamo del Jobs Act, parliamo del posto di lavoro a tempo indeterminato, è sempre stata una nostra battaglia, una battaglia della sinistra, quella di privilegiare il posto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al posto di lavoro a tempo determinato. Ecco, per segnare che c'è un cammino da fare, un cammino da fare per cui ci vuole un partito. Io sono molto d'accordo con la cosa che diceva Andrea prima. Noi avere l'ambizione di avere un partito a guida debole mi sembra una cosa folle. Io sono contento di avere un leader che peraltro ha vinto le primarie, che ha la capacità di avere una guida e una personalità forte. Poi i caratteri di ognuno di noi non sempre possono essere affascinanti, il mio o il suo. Ognuno ha le sue vocazioni, le sue capacità di comunicare, il suo modo di fare. Ma Matteo Renzi ha il carattere, ha le caratteristiche per essere una guida forte di questo partito. Non basta, non fa un partito. Il leader non fa il partito. Il leader non fa il partito. Il partito è un'altra cosa. Il partito è il gruppo dirigente e il gruppo dirigente non lo fai solo con le regole. Il gruppo dirigente lo fai con un patto politico di solidarietà. Prima di tutto, il partito è una grande comunità. Qual è la differenza tra il nostro partito oggi e gli altri partiti? Gli altri partiti e il panorama italiano. Guardate, la prima differenza è il nostro è un partito democratico, non solo nel nome, ma nei fatti. Noi abbiamo un dibattito interno, anche troppo acuto qualche volta. Rossi diceva una cosa che anch'io condivido molto, moltissime delle nostre città, dei nostri comuni, che abbiamo perso con 2 candidati del PD. Correvano in 2, ha vinto il terzo, stranamente. Quindi questo non è un dibattito, quello non è più un dibattito, no? Quello è un'esasperazione. Ma noi abbiamo un partito dove non manca il dibattito, non manca il confronto, non manca la dialettica. Negli altri partiti questo non c'è più. Io quando ho visto le espulsioni dei deputati dal Movimento 5 Stelle, ho detto questi perderanno un sacco di voti con queste espulsioni. Li hanno guadagnati. Li hanno guadagnati, bisogna essere onesti, perché nel loro partito non esiste più senso. Oggi ne vediamo degli accenni quando devono cominciare a gestire il potere, che la nomina della giunta, quelli di Di Maio, quelli della Lombardi, quelli di questo e quello di quell'altro. Ma fino adesso loro una voce sola, qualsiasi sciocchezza venga detta, non c'è nessuno lì dentro che dice scusa, però questa è veramente grossa, abbi un minimo. Se io vengo qui e vi prometto, il 20% di pensioni più nella prossima legge di stabilità, cioè chiunque a questo tavolo nel pubblico si alza e dice scusa, cioè, certe cose non stanno in piedi. Questo succede nel Movimento 5 Stelle. Prendete le loro proposte, misuratele sotto il profilo della tenuta e della compatibilità col bilancio, lasciamola in quell'ambito lì e troverete che non c'è nessuno che vi sente. Questa è la scelta che ha fatto quel partito, l'avere una voce sola, e così anche gli altri partiti. Il PDL oggi ha 4 gruppi parlamentari, è partito in un gruppo solo, adesso sono 4 i gruppi parlamentari del
c'è Ara. La Lega Nord ha perso il 30% dei suoi deputati e senatori. SEL ha perso un terzo del suo gruppo, peraltro è entrato da noi. Le dinamiche sono queste. Noi siamo l'unico gruppo che ha avuto, che è restato, qualcuno è entrato, qualcuno è uscito, ma abbiamo cominciato il 291, siamo oltre il 300 alla Camera. Siamo un gruppo che ha conservato nel pluralismo la sua forza e la sua identità. Tutto questo però ha un prezzo quando non si riesce a trovare un equilibrio nella modalità del dibattito. E io credo che su questo noi dobbiamo lavorare in maniera più precisa, perché il dibattito deve servire a coinvolgere, deve servire ad arrivare a una decisione, non può servire al fatto che il dibattito è fine a se stesso dopo che uno resta sulle sue posizioni. Faccio un esempio e dopo nessuna delle nostre riforme è perfetta. Noi non abbiamo approvato nessuna riforma perfetta, nemmeno una, dalla riforma alla Costituzione alla riforma della scuola. Peraltro nessuna riforma è scritta sulla pietra, quindi tutte le cose si possono migliorare, molte cose le stiamo cambiando, le cambieremo. Però quando si fanno le cose bisogna avere il coraggio, quando si votano bisogna avere il coraggio di difenderle, di spiegarle, di spiegarne anche i difetti, di spiegare anche i motivi dei difetti. Ma la perfezione di una riforma sta nel fatto che in Parlamento si cercano compromessi. Si cercano compromessi in maniera normale. Hanno lavorato sul compromesso anche nella Costituente quando hanno scritto la Costituzione. Non è che ognuno si poteva alzare e ha detto io mi ritrovo al 100% di quel testo. Sono testi di compromesso, così anche la nostra riforma della Costituzione. Oggi però che l'abbiamo approvata, il gruppo dirigente di questo partito deve avere la forza e il coraggio e la determinazione di arrivare fino in fondo. Perché quella occasione che abbiamo costruito con la riforma della Costituzione, dove ci sono dentro la sintesi di 20 anni di programmi della sinistra italiana, non è che avremo un'altra possibilità. Abbiamo bisogno di arrivare fino in fondo su quello e dobbiamo arrivarci con il coraggio di un partito che porta fino in fondo il suo fare. Perché altrimenti diventiamo un partito poco credibile, perché se il confronto, il nostro dibattito interno viene fatto anche dopo, quando le decisioni sono state assunte, per esempio le riforme costituzionali sono state votate da tutti, credo tranne che da un senatore e Cassone, arrivati a quel punto lì adesso bisogna lavorare, bisogna spiegare, bisogna avere il coraggio di andare e di mostrare anche la forza delle cose che abbiamo raggiunto. Questo fa parte di un partito che vuole avere anche la forza per governare questo paese, una crisi internazionale ed europea dove evidentemente c'è bisogno di più sinistra, perché ai populismi non si può rispondere con la dialettica, ai populismi si deve rispondere con la politica, e la politica si fa nelle istituzioni, e la politica si fa molto di più in Europa che da altre parti oggi. Però guardate che l'Europa non vale più. L'Europa non possiamo misurarla dal grado di flessibilità che concede ai conti pubblici, anche a quello, e là bisogna combattere ogni giorno. Ma io vengo da Trieste, io mi ricordo, i miei figli non hanno, ce ne ho 3 maggiorenni, non hanno mai usato l'euro per pagare, non si ricordano la lira. I miei figli sono abituati ad andare in Slovenia e in Austria, che sta lì, con la stessa naturalezza come possono andare a Udine o a Pordenone, vanno più facilmente a Capodistria che a Udine. Io mi ricordo nel 92 i carri armati sul confine, io me li ricordo i carri armati sul confine. L'Europa è molto di più di una burocrazia, della flessibilità, delle regole sulle banche. L'Europa è quella che ha portato la pace nel nostro continente. Noi non possiamo dimenticarci di ricordarlo sempre, che noi abbiamo costruito la pace in questo continente, che abbiamo costruito elementi per cui i nostri paesi litigano nei campionati di calcio, litigano sulla flessibilità della moneta, sulle scelte, sull'occupazione, però sono paesi che hanno costruito un legame, un rapporto di pace. Non possiamo dimenticarlo, un errore politico enorme. E io penso che su questo la sinistra ha una responsabilità grande in senso positivo, che deve essere questa la sua bandiera. Questa è la bandiera di aver costruito un territorio ampio, una comunità di pace. E questa è la nostra missione che abbiamo anche sul Mediterraneo. L'Italia ce l'ha più della Germania.